Abbiamo fatto un patto con i nostri elettori, quello di fare una rivoluzione culturale in tutti i sensi, e quello è il nostro unico obiettivo. Oggi noi porteremo avanti il nostro candidato perché riteniamo che il nostro candidato al Senato, ma anche il nostro candidato alla Camera, per noi è il miglior candidato possibile. Non abbiamo ceduto a nessun tipo di accordo e, come dicevamo ieri sera, non pensino di darci magari il contentino, perché non cerchiamo la poltrona. A noi interessa poter entrare nell'ufficio di presidenza, in particolare anche con i ruoli di questori, vicepresidenti e quant'altro, per andare anche a scoperchiare quelle che sono le spese all'interno di queste strutture che drenano quasi 2 miliardi di euro di bilancio annuale tra Camera e Senato. Apre solo scenari positivi, perché nel momento in cui non c'è una maggioranza schiacciante che fa sì che il governo possa imporre una linea che è solo per interesse di partito, è fatta cambiando di ogni volta che cambia legislatura, cambiando completamente quello che c'è, distruggendo quel fatto dei precedenti, forse per una volta si riescono a fare delle leggi in cui l'unico interesse è quello dei cittadini, visto che devi avere il consenso di altre forze politiche. Per cui delle porcate forse stavolta non ne vedremo in Parlamento.